Ciao, dici chi sei e dove lavori. Allora, buongiorno, sono Cristiano Capretta, sono un assegnista di ricerca del CNR IMM e lavoro all'interno del progetto SICNAM for PicoGeo. Qual è il tuo ruolo nel progetto PicoGeo? Il mio ruolo all'interno del progetto PicoGeo riguarda l'indagine spettroscopica del 3C-SiC, questo importantissimo semiconduttore ad ampia bandgap su cui si basano i sensori su cui PicoGeo lavora, e quindi spettroscopia Raman, fotoluminescenza e anche indagini di transmission electron microscopy. Spiega perché PicoGeo è un progetto rilevante e come mai è importante fare ricerca in questo ambito. L'importanza di PicoGeo è sancita dalla possibilità di intraprendere un'attività di rilevazione e di rivelazione soprattutto degli eventi sismici, quindi nel campo del geohazard, con una sensibilità fino a 10 alla meno 12 che sino ad ora non è stata mai raggiunta all'interno degli attuali sensori sismici. Quindi questo è particolarmente importante. Spiega come la partecipazione a un progetto europeo può migliorare la tua carriera. Sicuramente la partecipazione a questo progetto ci consente di prendere spunto dalle diverse competenze che sono presenti all'interno di tutti i paesi europei, quindi sia enti di ricerca pubblici che privati e delle industrie che lavorano nei vari campi, e quindi di confluire all'interno di un unico obiettivo che è quello di presentare un sensore migliore. Raccontaci come mai hai deciso di fare ricerca e qualche aneddoto sulla tua carriera. La mia attività di ricerca nasce con la mia tesi, in particolare che mi ha concesso di focalizzarmi nell'ambito della condensed matter physics e quindi di avviarmi verso lo studio dei semiconduttori ad ampia bandgap, come ad esempio lo è il carburo di silicio. All'interno della mia attività mi sono occupato del carburo di silicio partendo dalla tesi, per poi continuare all'interno del dottorato di ricerca dove ho focalizzato il mio studio sui vari polititi del carburo di silicio, il 4H e il 3C, che adesso mi trovo coinvolto all'interno di SICNAM per PicoGeo.